Lo Spezia stagione 2016-2017 si presenta alla città nel migliore dei modi. Non più miss in passerella, ma ad accompagnare gli Aquilotti in questa nuova avventura niente meno che gli atleti Special Olympics. Oltre 2.000 tifosi in Piazza Europa con gli ultras a far coreografie con fuochi d'artificio dalla balconata della ribattezzata curva cattedrale, altre migliaia di spettatori davanti alla TV a seguire la diretta di Tele Liguria Sud, aperta da Federico Lavalle e dal presidente dello Spezia Calcio Andrea Corradino. Iniziamo un campionato estremamente difficile come quello della Serie B, che ormai ben conosciamo. Secondo me iniziamo con una squadra che ha fatto bene l'anno scorso, che è rimasta praticamente inalterata, quindi siamo fiduciosi per quello che riguarda l'esito del campionato. Chiaramente poi bisogna, secondo me, mantenere umiltà, concentrazione in un campionato che dura tantissimo, che ha pieno di insidie, dove conta moltissimo soprattutto la grinta, la volontà, la determinazione, la fame. Questo lo sappiamo e credo che sia il mister che i ragazzi siano ben consapevoli di questo e ben motivati. Tifo però è anche sinonimo di solidarietà, con un coro per il piccolo Gabriele, il tifoso aquilotto che a soli 3 anni è costretto a combattere contro una grave malattia e al quale è stato destinato l'incasso di oltre 3.000 euro realizzato venerdì scorso al Picco per il trofeo Mattia e Ilario. A salire sul palco è poi toccato a Capitan Terzi. Non vediamo l'ora di iniziare per darvi tante soddisfazioni, quelle che vi meritate. E siamo pronti, ci siamo allenati forte, l'abbiamo dimostrato nelle prime uscite e non vediamo l'ora che sia venerdì sera per centrare la prima vittoria in casa davanti a voi. Quindi Daniele Sciaudone, rivelatosi autentico trascinatore di folle. Non siete soli! Stiamo aspettando nel cielo che l'aquila voli. Ma non solo lui. Il 24 di dicembre non mangiamo. E chi non salta? E cosa diciamo? Chi non salta è un pisano. Chi non salta è un pisano. Infine, microfono e parola a mister Di Carlo. Ambizioni, sogni devono essere gli stessi, quello che avete voi. E questo è quello che questo gruppo qua, che ho grandissima fiducia in questa squadra, grandissima fiducia. Ci sono giovani di valore, se si possono dire esperti e non vecchi, perché non è giusto dire vecchi, però che ci mettono il cuore. E questo è una cosa che noi lo vorremo e lo vorremo anche da voi. E solo attraverso questa conoscenza anche di calore oggi in piazza, che ci fate sentire il vostro calore, possono succedere miracoli, e noi ai miracoli ci crediamo e proveremo a farlo anche quest'anno. Grazie a Mimmo Di Carlo.